Bene, allora Monica, oggi allora bisogna preparare, Sì. Pasta. Pasta, ed eccola qua. Non ci piove. Come? Però me lo devi dire tu. Allora, prepariamo una bella pasta fresca, ed eccola qua. Con uno scalogno che sta affettando il nostro Mattia. Senti, posso prendermi una libertà? Sì. In questo caso lo scalogno, visto che è una pasta un po' rustica, con le melanzane e i friggitelli, lo posso tenere intero, cioè solo a fettine. Va benissimo, mi piace questa cosa. Quindi, olio in padella. Andiamo. Scalogno. Scalogno. Voilà. Allora, ho notato che non hai messo troppo olio, perché poi nell'altra padella andremo a cuocere, esatto, friggitelli e melanzane, giusto? Friggitelli e melanzane, infatti, questi sono i nostri due ingredienti e naturalmente utilizziamo la polpa a cubetti della pomia. Andremo a scolarla, sì, un po', vero? Sì, prendiamo i cubettoni. Prendiamo solo il cubettone. Un'altra cosa, come le taglio le melanzane? Cubetti? Cubetti. Cubettiamo. Solo la parte nera, va bene? Sì. Intanto versiamo la pasta. Allora, pasta facciamo ricetta per 4 persone, allora indicativamente sono 70 grammi di pasta a testa, 7, 14, 21, 28, 280 grammi. 10 grammi di sale per litro d'acqua. La cosa interessante, Monica, è che avremo due cotture e poi uniamo il tutto, però le alici le sciogliamo nello scalogno, vero? Infatti. Abbiamo tagliato le melanzane, prendiamo delle alici sott'olio e le mettiamo a sciogliere nel soffritto di olio e scalogno, va bene? Questo è un passaggio fondamentale, le alici dovranno completamente sciogliersi all'interno, Monica, perché così poi avremo una mantecatura fantastica, vero? Ottimo, esatto, formerà appunto una crema avvolgente. Guarda che roba, guarda che roba. Appunto la nostra pasta. Guarda come si sciolgono bene. Voilà. La pasta quanto deve cuocere? 5 minuti, 5 o 6 minuti quindi di cottura. Intanto vado a tagliare i miei peperoncini lombardi, quindi togliamo i semi e ricaviamo una filettatura, evitando naturalmente di mettere le parti bianche. Coltello ben affilato, mi raccomando. Andiamo a fare delle sottili julienne. A questo punto che cosa dici? Davvero facciamo la cottura separata oppure mettiamo tutto all'interno? Mettiamo tutto all'interno. Tutto all'interno. Quindi le melanzane, i nostri friggitelli più o meno hanno lo stesso tempo di cottura. Friggitellos, tagliato a fettine sottili. La cottura sarà più o meno la stessa, mi raccomando, è meglio far cuocere più le melanzane rispetto ai friggitelli, perché le melanzane hanno questa parte di buccia un pochettino più dura. Invece il friggitello può rimanere anche croccante, giusto? Sì, esatto. E intanto vado appunto ad aprire la mia cubettona. Esatto, il mio cubetto di pomodoro. Quindi vado a scolare il tutto. L'acqua naturalmente non va gettata, anche perché... Ammazza quanto sei brava, belli, guarda che bei pezzettoni. Quelli in una pasta fanno la loro figura. Eventualmente il liquido lo possiamo anche tenere da parte e aggiungerlo se si asciugasse troppo. E infatti, esatto, ed è quello che faremo. Ottimo. Così mi piace, Monica. Bella rustica. Poi immaginati la pasta di acqua e farina saltata qui dentro. Una vera delizia. Basilico alla fine. E come saremo messi qui con la questione? Con la pasta? Ancora duretta. Se ancora dura è meglio, perché così lasciamo insaporire ancora un pochettino il nostro sugo. E andiamo a mantecarla dentro. E poi lo mantechiamo alla grande. La risottiamo. La risottiamo, bravo. Una volta cotta la pasta, andiamo a scolarla direttamente in padella. Magari non del tutto, teniamo un po' di acqua di cottura in modo tale da poterla mantecare. Ok, un po' di acqua di cottura. E adesso qui la questione è fondamentale, sì, cioè
lasciar cuocere la pasta allargata completamente, quindi completamente immersa dalla sua acqua di cottura, e alla fine, come in un buon risotto, visto che questa è una pasta risottata, mantecare con olio e un pizzico di sale laddove ce ne fosse la mancanza. E ricordiamo appunto di aver messo che abbiamo messo appunto le acciughe, quindi che danno una maggiore sapidità al tutto. Quindi buona abitudine assaggiare sempre i condimenti e ricordate che tutti i prodotti comunque della Pomì sono già addizionati con del sale, sono già conditi, quindi mi raccomando sempre il fuoco molto, molto alto. E appena siamo a tiro mettiamo olio e mantechiamo fuori dal fuoco. Perfetto. Quindi adesso facciamo un riepilogo degli ingredienti che abbiamo utilizzato. Sì. Per 4 persone sono 70 grammi di pasta a testa, una melanzana, sì, solo la parte esterna, solo la parte esterna che abbiamo cubettato, poi abbiamo tagliato a julienne, quindi a striscioline, 4 peperoncini lombardi. E poi cosa abbiamo fatto? Una base di olio e scalogno, metà scalogno abbiamo utilizzato, sì, 5 non tritato, 5 alici sciolte nel soffritto. E infatti. Ed infine il nostro, la nostra polpa a cubetti, Pomì, che abbiamo scolato dal liquido e abbiamo utilizzato solamente appunto la cubettatura. Facciamo la magia ora? Mantechiamo? Mantechiamo. Spegniamo la fiamma. Spegniamo completamente il fuoco, prendiamo dell'olio e lo versiamo direttamente sulla pasta. Poi vigorosamente andiamo a scuotere, a saltare, mantecando bene, e si creerà tutta quella cremina che noi italiani amiamo tanto quando la vediamo sulla pasta, ok? Quindi la mantecatura, vedi come si manteca bene? E poi poco pecorino semistagionato. E in onore tuo mettiamo anche un po' di basilico fresco per esaltarne appunto i profumi e i sapori, spezzato a mano. Ed eccola qua la nostra pasta. Voilà! E buon appetito! Buon appetito!